collegamento fra provincia e regione e per i centri comunali. Sì, premetto che c'è stata la necessità a seguito dell'avvio per quanto riguarda la regione, per quanto riguarda la nostra provincia, di praticamente ricollegarsi con la regione e lavorare, perché c'è stata la necessità di dover riscrivere un po' quelli che erano i nostri compiti. Su questo spende anche un po' la spada di Damocle del referendum, perché sappiamo che oggi noi svolgiamo queste funzioni sotto l'egida della regione che ci rimborsa questi costi, però un esito del referendum positivo, tra le altre cose la riforma costituzionale prevede anche che queste funzioni vadano allo Stato, quindi questo potrebbe crearci ulteriori problemi adesso che ci siamo assestati su questa linea. Detto questo, però, mi piace anche precisare quelli che sono i contenuti concreti della conferenza di oggi, che hanno messo in luce quello che è il lavoro notevole che è stato svolto dai nostri dirigenti, funzionari, da tutti i dipendenti della provincia, che hanno ottimizzato il lavoro del centro per l'impiego, soprattutto lo hanno informatizzato alla grande, no? Quando si diceva prima che oggi non bisogna più recarsi al centro per l'impiego, ma i collegamenti sono a livello informatico, che esistono per esempio le app con le quali viene comunicato direttamente al soggetto che ha fatto domanda la disponibilità di lavoro, e tutta una serie di altri strumenti comunicativi informatici. Questo ha creato la possibilità di eliminare quella che era un po' anche l'odiosa coda che si faceva agli sportelli, e si è creato un circuito, direi, virtuoso, che ha permesso di strutturare in maniera ben diversa questo servizio. Da questo punto di vista mi pare di capire che il centro degli impieghi nostri sia un po' all'avanguardia in tutta nella regione, se non addirittura a livello nazionale, quindi speriamo che questo venga anche divulgato e altri possano fare tesoro di questa nuova nostra esperienza.